Il Signore ci benedica, amen. Vogliamo cominciare con il cantico numero 5. Ornella fine siamo, amen. Numero 5, amen. Thank you.
cantando questo canto, con leggendolo, dice qua: siamo nella fine fuori d'ogni confusione. Amen. Siamo fuori dalla confusione dottrinale delle chiese, fuori dalla confusione dei settari. Amen. Fuori di quelle persone che vogliono comandare sulle persone. Siamo fuori. William Branham ci ha insegnato ogni cosa, fratelli, veramente. Di confidare solo in lui. Lui diceva: io non porto un messaggio per costruire chiese, io non porto un messaggio per mettere gli uomini e farli schiavi. Amen. Lui disse questo: Dio creò l'uomo e l'uomo crea schiavi. Amen. Siamo qua nella libertà dello spirito. Amen. Sono felice che abbiamo ricevuto ancora questa settimana testimonianze di guarigione di fratelli, queste testimonianze che Dio non ci ha abbandonato, fratelli. Amen. Dio è con noi e agisce nella fede che noi, nella predisposizione in cui noi ci mettiamo. L'altra volta qualcosa mi disse questo: vivi il messaggio nella porzione in cui Dio ti ha dato di comprenderlo. Amen. Viviamo il messaggio nella forza in cui Dio ci ha dato di comprendere. Non tutto noi possiamo sapere, per questo c'è 10, 100, 50, 20. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Viviamo il messaggio nella porzione in cui Dio ci ha dato di comprendere. Alla gloria di Dio. La sorella è felice pure che la figlia, amen, stata a casa, la figlia camminava, si è alzata dalla sedia a rotelle, cammina, amen, Dio sta operando una guarigione. A volte William Bray dice: ci sono guarigioni che sono lunghe a riceverle, amen, ma voi credete sempre, perché passo dopo passo, Dio ristabilisce ogni cosa. Anche a tempo del profeta abbiamo letto la testimonianza, ascoltato la testimonianza di domenica, di quelle persone che avevano l'idrofilia, non so come si chiama, filia, una cosa del genere, c'è acqua nel cervello, no? Che fa diventare l'estatanza, e l'operazione veniva, la guarigione veniva in diverse sere, che là ci si accorciava piano piano, no? Così Dio ci fa comprendere, a volte le guarigioni arrivano lentamente, ma arrivano. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Amen. Siamo nella fine. Amen. Fuori da ogni confusione, rimaniamo nella semplicità. Dio è con noi. Amen. Dio è con noi, fratelli. Egli non lascerà nessuno. Se Egli ha cominciato un'opera in noi, e già l'ha cominciata, da 20 anni che ha cominciato un'opera in noi, nelle nostre vite, amen, allora Egli la porterà a termine. Amen. Amen. Nessuno si perderà, dice la Scrittura. Nessuno. Siamo stati predestinati a vita eterna. Oggi ascolteremo l'altra metà della testimonianza di Billy Pollo. Lui parlerà dei miracoli che sono avvenuti. State attenti, credete, perché Dio è potente da fare cose veramente meravigliose. E poi alla fine, l'ascolteremo la settimana dopo, parlerà del momento in cui anche Billy Pollo si sviò. Per un attimo lui si allontanò dalla fede. Si è perso, andò a giocare a carte, andò a fumare, andò a bere, provò le ebbrezze della vita, no? Perché a volte noi pensiamo: oh, cresciamo in una famiglia evangelica, tutto a posto. Il diavolo viene, ti comincia a dire: sì, ma tu dalla vita cosa hai visto? Hai mai bevuto, hai mai fumato? Mai... Vedete, lui dice: state attenti, perché quando lui intraprese quella via, lui cadde malato e stava per morire. E lì ancora una volta Dio lo prende così e lo riporta nella giusta strada. Sapete perché? Lui disse: perché mio padre, e lui glielo disse, mi ha reclamato sotto il sangue di Cristo. Reclamate le vostre familiari sotto il sangue di Cristo. La via sarà dura, dice il profeta, per tornare indietro, perché avverranno delle cose, le cose non riusciranno mai, perché quello ti deve portare ad arrivare a Cristo. Amen. Il Signore ci benedica, ci vogliamo alzare, vogliamo ringraziarlo di cuore di quella che questa settimana ci ha dato. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Billy Paul diceva questo. E guardate che bello, in quello che noi abbiamo ascoltato domenica, diceva: mio papà mi disse vai a cercare quella persona, io gli ho dato il biglietto di preghiera, lui è venuto e mi ha detto il numero che aveva quella persona, il primo numero, il 25, già mio padre l'aveva visto in visione, aveva visto tutto, e chiamò il numero che Billy Paul diede a quella persona. Ogni nostra cosa che noi facciamo è già stata vista. È già stata vista, quindi ogni errore che noi facciamo è già stato visto. Amen. E per quell'errore c'è quel sangue perfetto che ci rende perfetti. Ecco perché c'è il sangue di Cristo. Perché per ogni errore, passato, presente e futuro, Dio ha versato quel sangue. Amen. E noi attraverso in virtù di quel sangue siamo perfetti. Ma questo poi lo ascolteremo la settimana prossima. Oggi ci rallegreremo delle cose belle e profonde
che Dio ha fatto attraverso il suo messaggero. Amen. Non vi fate riempire la testa di chiacchiere, fratelli, veramente. La nostra religiosità è individuale. Amen. Noi siamo qua perché tutti abbiamo creduto nello stesso messaggio di Malachia 4, 5, 6. Amen. Alleluia. Amen. Grazie, Padre. Grazie, Gesù, ancora per questa mattina, Padre. Per tutto ciò che tu hai fatto questa settimana per noi, per le testimonianze di guarigione che abbiamo ricevuto dai nostri fratelli, Padre, per come ancora attraverso la preghiera della sorella Cettina, ancora la mamma, Signore Dio, è stata ristabilita nella vista, Signore Dio. Padre, tu non manchi di rispondere veramente alla preghiera dei tuoi figlioli, a dare quelle conferme che siamo, Padre, in quella via che tu hai tracciato, Signore Dio. Il mondo ci accusa, ci attacca, Signore Dio. Ma quando noi vediamo che la tua potenza, Padre, il tuo sangue è ancora su questo gruppo, Padre, io mi rallegro, Signore Dio, perché so, Signore Dio, amen, che tutto ciò che è settario, che tutto ciò che cerca di dividere i fratelli, Padre, non andrà a nessun punto, anzi si autodistruggeranno, Padre, come noi vediamo continuamente, Padre, che i gruppi si separano perché il settarismo entra, il giudicare, Padre, di parlare dietro uno dell'altro, Signore Dio, questo non porterà mai a niente, Signore Dio, amen, Padre. Noi siamo qua perché solo per immeritata grazie, Signore Dio, per un atto tuo di amore che hai avuto verso di noi, Padre, e per questo dico ancora stamattina, Padre, io non trovo più parole che dire la domenica, Signore Dio, che solamente grazie, Padre. Grazie, Signore Dio, amen. Grazie, Gesù. Siamo davanti al tuo trono, Padre. Non vengo piangendo, ma vengo come figlio di Dio a reclamare, Signore Dio, tutto ciò che mi appartiene, Padre, da figlio decaduto, Padre. Tutta la tua potenza, Padre, la tua gloria, la tua misericordia, Signore Dio, il tuo amore, Signore Gesù, amen. Ancora per gli assenti, Padre, amen. Verso lo Spirito su di loro, guariscili tu, Signore Dio, amen. Ancora papà, Signore, con questa influenza che è rimasta a casa, Padre, aiutalo tu. Ancora per ogni fratello, Signore Dio, aiutalo tu. Per ognuno che è stato marcato dal diavolo, Signore Dio, a cominciare a mettere il dito uno sull'altro, aiutali tu, Padre, alleluia. Perché so, Signore Dio, che ciò non porterà mai a nulla, Signore Dio. Grazie, Padre. Grazie ancora per coloro che sono qua, che questa mattina vengono non per ascoltare un uomo, ma per ascoltare le meraviglie che Dio ha fatto attraverso l'uomo, Signore Dio. Amen. William Branham, Billy Paul dice questo: io glorifico Dio nel profeta, non l'uomo, ma Dio nel profeta, il Redentore nel Redento. Amen. Questa è la cosa bellissima che tu hai fatto, Signore Dio. E Billy Paul disse una cosa a cui noi crediamo, che solo bestemmiare una foto in cui tu ti sei presentato al mondo e ti sei lasciato fotografare è già una bestemmia contro Dio. E molti che si credono nel messaggio, Padre, hanno paura, si scandalizzano, Padre, per una foto, Padre, ma noi testimoniamo che tu quel giorno, quando quel reverendo best, Signore Dio, fu là a prendersi in giro del profeta, Signore Dio, tu scendesti nella tua gloria, amen, e ti facesti fotografare per una grande consolazione, Signore Dio, che tu hai dato al profeta, quest'uomo umile, Signore Dio, nascosto lì, non voleva neanche andare in quel luogo, Padre, per dibattere, ma tu gli dicesti: scendi là perché io sarò con te. Ancora questa mattina noi possiamo dire grazie, Padre, perché tu scendi nelle nostre vite, guarisci i malati, Signore Dio, testifica la tua parola che è vera e ci dai ancora coraggio questa mattina per andare avanti. Grazie. Benedici ogni cosa che chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Alleluia. Dio ci benedica. Invitiamo il fratello se ha preparato qualcosa. Gloria a Dio. Amen. Alleluia. Il Signore ci benedica. La fede è lo strumento per percepire lo Spirito. Amen. Secondo Re, capitolo 11. Atalia, regina di Giuda, madre di Agazia, vide che suo figlio era morto. Distrusse tutta la discendenza reale. Ma Geosheba, figlia del re Joram e sorella di Agazia, prese Joas, figlio di Agazia, lo nascose ad Atalia e non fu ucciso. Joas rimase nascosto per 6 anni nella casa dell'Eterno, mentre Atalia regnava sul paese. Il 7° anno Geoiada, sommo sacerdote, mandò a chiamare i capi di centinaia di guardie e li fece venire nella casa dell'Eterno, e mostrò loro il figlio del re. Poi li armò con le lance e gli scudi appartenuti al re Davide, e proclamarono e unsero re Joas. Atalia, udendo il frastuono, gridò a tradimento,
ma fu ucciso con i suoi seguaci. Atalia, madre del re Agazia che fu idolatra, si impossessò del trono uccidendo gli eredi, ma non poté prendere il figlio perché è nascosto per 6 anni. Il 7° anno fu rivelato dal sommo sacerdote e proclamato re, simboleggiando la rivelazione di Gesù Cristo avvenuta nella 7ª epoca tramite il messaggero profeta del regno a venire. Amen. Alleluia. Chi prenderà la difesa della parola regnerà con il Messia promesso. Amen. Ok, finiamo con una preghiera. Padre Celeste, Signore, ancora grazie per questo culto, Signore. Ancora grazie per i fratelli presenti e per gli assenti, Signore. Ancora grazie per le tue guarigioni, Signore, che tu stai attuando, Signore, su ogni fratello presente, Signore, su quegli assenti, Signore, per tutti i fratelli, Signore. Ancora ti chiedo di completare le tue guarigioni, Signore. Ancora ti chiedo di aiutare la sorella Rosy, Signore, con i suoi problemi, Signore. Ancora per il fratello Santino, che oggi è assente, per questa influenza, Signore. E ancora grazie di tutto, Signore. Ancora grazie per la figlia della sorella che abbiamo qui, Signore, che si è alzata dalla sedia a rotelle, Signore. Alleluia. Tu ci fai mostrare, Signore, di quanto sei potente, Signore, e che sei il miglior dottore dell'universo, Signore. Ancora, Signore, grazie per questa settimana, Signore, che tu ci aiuti sempre, Signore, a donarci sempre la vita, Signore, a aumentare la nostra fede, Signore, e aiutaci ancora ad affrontare la prossima, Signore, ancora dal nemico, Signore. Grazie di tutto, Signore, ancora benedici gli amici, Signore, anche i nemici, Signore. E ancora, Signore, benedici il fratello Enzo che porta la parola, Signore. Grazie di tutto e ogni cosa la chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Il Signore ci benedica, fratello Enzo. Amen. Gloria a Dio, amen. Allora, c'è un messaggio nuovo che è stato tradotto da fratello Erbio, che si intitola andate a dire a, e dice correndo senza avere un messaggio. Queste sono le parole che Cristo disse quando egli risuscitò ai suoi discepoli: andate a dire ai miei discepoli che io sono vivo. E William Branham fa un messaggio in cui dice proprio questo è il messaggio che la Chiesa deve portare oggi nel mondo: andate a dire che Gesù Cristo è vivo e che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli non è morto, egli non è venuto per fare una chiesa. Dice, egli non è venuto per fare pastore, egli è venuto per dire, andate a dire ai miei discepoli che io sono vivo. Andate per tutto il mondo e queste segni vi accompagneranno. Infatti dice per tutto il mondo, fino all'estremità della terra. Oggi il mondo è conosciuto, in questo secolo. Sappiamo che il mondo, una volta si pensava che dopo l'impero romano non c'era nulla, una volta si pensava che dopo l'Europa dall'altro lato non c'era nulla. Ma quel messaggio di andare a dire a tutti amen è ancora valido e i segni accompagneranno sempre coloro che avranno creduto. Ma siccome la religiosità ha bloccato, religione vuol dire relegare il popolo, ci ha bloccato nei credi, Dio no. Dio va oltre questo e chiama i suoi, come ha chiamato quest'uomo umile, con il messaggio finale per la Chiesa di andare a dire ancora oggi ai miei discepoli che siamo noi, che egli è vivo. Amen. Lo studieremo in queste settimane, questo opuscolo bello, amen, ancora tradotto dal fratello Erbio. Dio ti benedica. Anzi, questa settimana ci ha chiamato un fratello del Trentino che è vicino anche a Udine. Infatti gli ho dato l'indirizzo al fratello Erbio, si sono messi in contatto. Un fratello che ha gravitato in tante denominazioni ma non ha trovato nulla, poi si è imbattuto nel nostro sito, mi ha chiesto un libro soprannaturale che l'ha tradotto sempre lì a Udine. L'ho messo in contatto con il fratello. Sapete quanti anni c'ha? 77 anni. Cioè, Dio non ha età, fratelli, per chiamare una persona. Persona a questa età, 77 anni. Quanto ce n'hai tu, sorella? 77 anni, cioè non c'è età. No, pensate che una donna che il fratello Branham trovò oltre la cortina aveva 90 anni, gli disse, ed era una giovane di 18 anni. Era giovanissimo, dice, sai quanti anni avevo quando tu l'hai portato al Signore? Dice, no, 90 anni. Amen. Pensate, non c'è età, siamo noi limitati. A volte pensiamo che questo messaggio non può essere per qualche bambino, per qualche ragazzo, per qualche persona anziana, ma se la sorella ha detto una cosa, ora non vedo altro
Non aspetto altro che arriva la domenica. Qualcosa mi attira. È lo Spirito Santo. È la predestinazione, fratelli, che ci attira a venire la domenica per ascoltare ciò che lo Spirito ha da dire alla Chiesa. Amen. Ok, amen. Facciamo un canto. Sono le 10:30, amen. Volevo parlare su una cosa, vediamo. Lasciamo anche il fratello glorificare Dio, fratello Giuseppe. Allora, vediamo, amen, amen. Tocca. Qualcuno ha un canto con il cuore, vediamo. Alleluia, Cristo mi salva. Alleluia, alleluia, Cristo ci salvò. Amen. Questo lo conosciamo. Amen. Alleluia, Cristo mi salvò. Alleluia, Cristo mi salvò. Alleluia, Cristo mi salvò. Tanto gloria, alleluia, Cristo mi salvò. Signore, che è sceso su questa terra, Signore, nel giardino dell'Eden, oh Signore, per prendere quella maledizione su di lui, Signore, per prendere quella maledizione su di sé, Signore, tu stesso, Signore, ti sei fatto uomo, Signore, come noi, Padre, oh Padre, hai preso il giudizio dell'Eterno, Signore. Padre, per farci scaldare, Signore, sì, Signore, per salvarci, Signore, dall'inferno, per salvarci ancora del prossimo giudizio che scenderà su questa terra. Oh Padre, non possiamo fare altro che ringraziarti. Oh Padre, veramente noi che non siamo nulla, noi che siamo dei peccatori, noi che siamo fallaci, Signore, non possiamo portare altro, Signore, a te, Signore, che le nostre mancanze. Oh Padre, Signore, tu, Signore, ci hai dimostrato, Signore, fino in questo giorno, che tu ti stai prendendo cura di noi, di ognuno di noi, Padre, che ti sei preso cura prima della fondazione del mondo. Oh Signore, ti sei preso cura quando noi abbiamo visto la luce di questo mondo. Ti sei preso cura ogni giorno della nostra vita.
e che te ne prenderai ancora, Signore, fino all'ultimo giorno. Amen, Signore. Quando tu verrai, Signore. Alleluia. Perché, Signore, per questo giorno, Signore, per questa epoca, Signore, tu hai promesso una resurrezione. Alleluia. E noi abbiamo creduto, Signore. Alleluia. In questa epoca tu hai promesso una rivelazione, Signore. Alleluia. E noi abbiamo creduto, Padre. Non speranza, Signore, ma abbiamo creduto, Signore, attraverso il tuo messaggero, attraverso il settimo angelo di Apocalisse 17. Alleluia. Abbiamo creduto nella rivelazione della tua parola, Signore. E chi si arma della tua parola, Signore, parteciperà al tuo regno, Signore, a venire, al regno messianico, Signore. Parteciperà alla tua eternità, Signore. Gloria a te. Parteciperà alla tua gloria, Signore. Gloria, Signore. Gloria, Signore. E noi siamo qui, Signore. Amen. Siamo qui a difendere la tua parola, non a difendere le nostre vite, Amen. Ma a difendere la tua parola, Signore. Alleluia. Siamo qui per ascoltare la tua parola, non per ascoltare le nostre vite, ma Amen. Ascoltare la tua parola, Signore. Alleluia. Amen. Oh Padre, perché noi guardiamo soltanto alla tua parola e non guardiamo a nessuna vita di nessun uomo, Signore. Alleluia, Padre. Oh Signore, noi guardiamo a quella vita che tu hai dato alla croce. Alleluia. Oh Signore, noi guardiamo a quella vita che tu hai resuscitato, Signore. Alleluia, Signore. Noi guardiamo alla vita che tu ancora ci dai questo giorno, perché Alleluia. Tu ancora sei vivo. Alleluia. Signore, in mezzo a noi e dentro di noi, come tu hai promesso. Signore. Alleluia, Signore. E ogni tua promessa, Signore, è mantenuta, Signore, attraverso la nostra fede, Signore. Amen. Attraverso la tua fede, Signore. Alleluia. Attraverso, Signore, la tua parola. Amen. Gloria! Perché ogni fede è vana se non è legata alla tua parola. Amen. Signore. Perché la fede va, Signore, a braccio con la parola. Oh Padre, e noi che abbiamo creduto a questa parola di resurrezione, Padre, a questa parola di restaurazione, Padre. Amen, oh Signore, non possiamo avere altro che guarigione nel corpo e nell'anima, Signore. Oh Signore, aspettando la resurrezione dei morti, la trasformazione dei venti per raggiungerti su nel cielo, Alleluia. Perché questo è il tempo. Non c'è un'altra generazione, Padre. Alleluia. Questa è la seconda generazione da quando tu hai mandato il profeta, Signore. Alleluia. E la Scrittura ci ha insegnato che non ci saranno mai altre generazioni. Amen. Questa è la generazione che il tuo popolo, Signore, è entrato in Israele. Amen, Signore. Alleluia. E anche quella è una generazione che non passerà. Alleluia. Oh Padre, siamo quasi al 70° anno, Signore. Amen. Oh Padre, oh Signore, siamo agli sgoccioli di questa generazione che è entrata nella terra promessa. Amen. Oh Signore, come il tuo popolo Israele sta aspettando il Messia, e tutte le nazioni lo sanno e si stanno preparando a farti guerra. Amen. Oh Padre, oh Signore, si riuniranno in quella valle, Signore, dove tu in un solo giorno li distruggerai. Alleluia. Amen, Signore. Oh Padre, e il popolo viene accecato con promesse di pace. Oh Signore, dove siamo, Signore? Noi siamo, Signore, in una botte di ferro. Noi siamo Amen. Nei luoghi celesti, Signore. Alleluia! Oh Padre, mentre il mondo, Signore, è sotto giudizio, Signore. Tu ci hai messi fuori, ci hai appartati in questo luogo, Signore, ancora a darci, Signore, la tua vita, a darci ancora il tuo spirito, perché il tuo spirito è vita. A darci la verità che il mondo non può ricevere. E noi attraverso quella, perché attraverso il credere in questa verità, oh Signore, noi avremo vita eterna. Come tu ci hai insegnato con il passo di domenica scorsa, Padre, come tutta la tua parola, Signore, è simbolo di te stesso, Padre. Alleluia, Padre. Oh Signore, e tu
Signore, sei lo stesso ieri, oggi e in eterno, Signore. Gloria, Signore. E non mancherai in questa generazione, Signore. O Padre, a ripetere, o Signore, e a rivelarti così come hai fatto in ogni generazione, Padre. Perché nessuno dei tuoi figlioli si mischierà, Signore, con la Babilonia. Perché nessuno dei tuoi figlioli sarà confuso da questi uomini che portano una parola personale. Amen. Ma soltanto i tuoi figlioli possono vedere quello che è stato il tuo piano per questo tempo. Amen. E quest'oggi noi siamo qui, Signore. Amen. Siamo qui a renderti grazie, Signore. Amen. Perché tu, Signore, ognuno dei tuoi figlioli ha dato un compito. Grazie, Signore. A ognuno dei tuoi figlioli ha dato un ministero, Signore. A ognuno dei tuoi figlioli hai dato grazia. Alleluia! Amen. Questo è quello, il premio più grosso che tu ci hai voluto dare, oltre alle guarigioni, oltre a ogni cosa che tu hai elargito per noi, Signore. La tua grazia, Signore, ci è bastata. Oh Signore, vuoi tu, Signore, ancora diffondere questa grazia, Signore, per i nostri familiari. Alleluia, Padre. Sì, Signore. Quest'oggi, Signore, vogliamo mettere i nostri familiari ancora sotto quel sangue, Signore. Alleluia. Li vogliamo reclamare sotto quel sangue, Signore. Alleluia. Affinché possano vedere che i tempi sono alla fine. Affinché che possano vedere che c'è una via di salvezza. Amen. Affinché possano vedere attraverso di noi che abbiamo avuto quel sigillo, Signore, di salvezza, che anche loro possono entrare in quest'arca. Alleluia, grazie. E possono far parte, Signore, del tuo piano, Signore. Grazie. Oh, Signore, noi sappiamo, Signore, che ogni cosa è stata prestabilita da te, Signore. Amen. Oh Signore, e Signore, e tu ti userai di ognuno di noi, amen, affinché fino all'ultimo tuo figlio possa essere salvato. Amen. Grazie, Signore, per la testimonianza che ci dai da dare, Signore. Grazie ancora perché, Signore, con le nostre guarigioni, Signore, tu confermi, Signore, che sei in mezzo a noi. Grazie. E ancora, Signore, ti ringraziamo perché ancora con la rivelazione, con quell'acqua viva che tu ci dai ogni domenica, Signore, o Padre, confermi, Signore, che tu, Signore, hai una manna sempre fresca per i tuoi figli. Grazie, Signore. Benedici il Padre Lorenzo che porta la parola, coloro che ascoltano, ognuno di noi, Padre, che possa veramente avere parte, Signore, o Signore, nella testimonianza. Alleluia. Signore, che tu stai per tornare. Alleluia. A regnare in questo mondo, perché Alleluia. Tu verrai in questo mondo, non un paradiso celeste, ma un paradiso terrestre. Amen. Oh, Signore. Grazie, grazie, Signore. Grazie. Ogni cosa le chiediamo nel tuo santo nome, che è Cristo Gesù. Amen. Ascoltate un attimo, questo il mese di febbraio, che si vede è un mese particolare perché è chiamato il mese del mutamento, poi ne parleremo nelle altre settimane, dove praticamente noi sappiamo che a febbraio fu il mese in cui i sigilli furono aperti, la nuvola apparve là il 28 di febbraio, il 28 è il numero della vita. Quindi che succede, fratelli? Questo mese sarà un mese particolare per gli astrofisici, perché 5 pianeti si metteranno in linea nel cielo e si vedranno all'alba. Sono Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Questi 5 pianeti sono per loro qualcosa di bello, perché vedi questi pianeti allineati. Ma noi sappiamo che il cielo e la terra annunciano l'opera delle mani del Signore, dice la Scrittura. E che in ogni cosa c'è il suo significato. William Branagh ci insegnò che i segni dello zodiaco, già la parola zodiaco vuol dire la via della vita, che noi vediamo, se vedono fatto l'oroscopo, oggi non è questo. Lì Dio ha scritto tutta la sua Bibbia. E questa fu una delle cose che fece il nervosire religioso, perché quando il fratello Branagh cominciò a spiegare queste cose,
Loro dissero: è un astrologo? No, è quello che disse Davide nel Salmo 19: i cieli e la terra annunciano l'opera delle tue mani, non hanno né parole, ma la loro linea esce per tutta la terra. E noi vediamo in tutti i segni, per esempio, Gesù venne attraverso una vergine, no? E nel cielo quale costellazione c'è? La vergine. Il Signore verrà come il leone di Giuda nella seconda. E noi abbiamo nel cielo che cosa? La costellazione del leone. Gli antichi sapevano questo, a tal punto che in Egitto c'è quella famosa Sfinge, che ha un nome particolare, che non è altro che il corpo del leone con la testa di una donna. Ed è la vergine e il leone. Gli antichi già hanno scritto lì in quella cosa, la prima venuta di Cristo e la seconda venuta di Cristo. Amen. Tutto scritto già là. Quindi, fratelli, non è quello che loro stanno vedendo. Sì, i cinque pianeti si allineeranno, ma che cosa vuol dire questi cinque pianeti che si allineano? Guardate cosa dice William Branham nella predicazione del 4 febbraio del 1962. Un fratello me l'ha mandato qua, fratello Elvio. Anzi, salutiamo la chiesa di Udine, il Signore benedica, salutiamo Borgetto, amen, salutiamo Vizzini che ancora oggi è con noi, amen, e altri fratelli che si collegheranno durante la settimana. Ascoltate, cinque pianeti, cinque è il numero della grazia. Allora, comincia così, verso 74, dice così: dei magi indiani hanno scritto, dice il profeta, perché questa stessa congiunzione avvenne il 4 febbraio del 62. Pensate, si sta ripetendo dopo 53 anni questa congiunzione. Già, guardate cosa dicevano, fu là che nacque la nuova era, il New Age. Quando ci fu questa congiunzione, guardate qua. Il 5 febbraio del 1962 nel cielo si verificò una congiunzione di pianeti che fece molto parlare di sé. Gli astrologi la chiamarono l'alba dell'era dell'acquario. Infatti il New Age nacque proprio su questo, no? Tutti parlarono di questo fenomeno, anche la musica diede il suo contributo. Fu il tempo in cui sorse il fenomeno New Age. Gli uomini cominciarono a vedere in questo l'inizio di un'era di pace e sicurezza. Escludendo il Sole e la Luna, gli stessi pianeti appaiono al giorno della nascita del fratello Branham. Fu là, avvenne lo stesso cosa, e ora dopo 53 anni sta avvenendo di nuovo al tempo di questo. E guardate, essi si diedero appuntamento nel cielo il 5 febbraio del 62, nella costellazione dell'Acquario. Sapete chi è l'Acquario? L'Acquario nella mitologia è l'uomo che porta il testo d'acqua. Vi ricordate Gesù cosa disse quando uscirono lì e dovevano fare la Santa Cena? Disse: dove vuoi che noi apparecchiamo la Pasqua? Uscite fuori dalla città, disse Gesù, e là troverete un uomo che porta l'acqua. Seguitelo, perché lui vi porterà nel luogo prestabilito. Ora, chi è il portatore d'acqua? Nella scrittura, i profeti. Amen. I profeti erano quelli che portavano la parola e conducevano il popolo nel luogo dove già tutto è apparecchiato. E noi abbiamo un grande acquario che oggi è venuto in questo tempo, il fratello Branham, l'uomo che ci ha condotto in quella sala dove ha detto: tutto è pronto, tutto è apparecchiato, prendete a mangiare, perché vi serve guarigione, amen, vi serve rivelazione, amen, vi serve grazia, tutto è là, in quel luogo, e noi siamo in questo luogo, amen, dove tutto è stato preparato, alleluia. Quindi il mondo cercò nel luogo sbagliato la nascita della nuova era, dice. La nuova era arrivò quando nacque il profeta, ma nessuno ci fece caso. Invece quello fu l'anno accettevole del Signore, destinato a essere riconosciuto come la sua sposa. E sapete, dice, nell'orologio universale questa congiunzione avvenne a mezzanotte. E a mezzanotte è quando c'è il grido dello sposo: uscite fuori a incontrare lo sposo. Amen, dice alla sposa. Amen. Questo è il tempo del grido di mezzanotte. E guardate cosa dice William Branham in tante predicazioni. Guardate, cinque pianeti e praticamente la Luna cosa farà? Ogni sera, dice, corteggerà ogni pianeta, perché sarà lì sotto ogni pianeta e voi lo potete, dice, riconoscere. Il 7 di febbraio sarà sotto il pianeta Mercurio. Si vedrà solo una falce. Mercurio sappiamo che è conosciuto nella mitologia come il pianeta, come il messaggero degli dei. Amen. E sarà lì il 7. 7 è il compimento. Mercurio è il messaggero di Dio e una falce. Perché? Perché di tutta la cristianità, amen, solo uno spicchio di questa cristianità ha riconosciuto il profeta di Dio. Amen. E non è per le nostre opere,
Guardate cosa dice il profeta. Io per questo a volte mi arrabbio con i fratelli, nel senso, sono convinto che per la loro opera hanno conosciuto il profeta, sono convinto di andare in cielo con le loro merite, no? E noi stiamo, io ho detto sempre che ogni gruppo che si poggia su questo crollerà, fratelli, crollerà. Ma la gente vuole avere una parte in questo messaggio. Tu non puoi fare nulla, perché quando Dio ci ha conosciuto, noi eravamo nella totale sozzura, eravamo immersi nei nostri peccati, ma Dio ci ha tante cose amate che ci ha chiamato ugualmente. Amen. Alleluia. Quindi, guardate qua. Allora dice così dal 74, dice, dei magi indiani hanno previsto che la terra scomparirà, dice, no? Dopo questo allineamento dei pianeti. E i giornali americani ne ridono sopra. E fratello dice, io non credo che la terra scomparirà, ma credo che questi cinque pianeti sia il segno che ci sarà un mutamento, un cambiamento in qualcosa. Era il 62, un anno dopo, a febbraio, aprì i sette sigilli, perché William Branham ci ha insegnato che quando Dio fa qualcosa, prima la scrive nei cieli e poi la fa sulla terra. Alla nascita del Messia, prima scrisse questo segno nel cielo e dei magi d'Oriente guardavano quella stella, che erano tre pianeti che si erano uniti, e andarono verso quella costellazione. Lì trovarono il Messia. Amen. Allora, guardate che dice il profeta, e poi ci mettiamo ad ascoltare quello che dice Billy Paul. Perché qualcosa dice avverrà uno di questi giorni, qualcosa di simile a quello, parlando di quei cinque pianeti che si misero allineati. Quando i cinque pianeti, Marte, Giove e Venere, e così via vengono, non lo hanno mai fatto, dice, essi sostengono forse 25.000 anni fa. Ma chi c'era per saperlo, dice il profeta? Prevedo che questo abbia un'applicazione spirituale. Lui disse, questi cinque pianeti che sono apparsi nel 62 hanno un'applicazione spirituale. E allora questo serve a noi oggi per capire che se questi cinque pianeti si stanno allineando, fratelli, c'è un'applicazione spirituale. E quello che proprio ci dà fastidio è che quelli del messaggio stesso rigettano queste cose. Ma sono quello che il profeta ha detto e noi su questo ci camminiamo. Amen. Quindi, essi sostengono forse 25 anni fa, ma chi c'era per saperlo? Scusate. E allora, prevedo che questa abbia un'applicazione spirituale, credo che sia l'avvento della questione di Dio, che la grande rivelazione della parola sarà aperta durante questo periodo. E lui non sapeva che l'anno dopo i sigilli sarebbero state aperte, ma lui già parlando nello spirito disse, questo è il segno che ci sarà un'apertura della parola più profonda. Amen. Quindi, e allora, prevede che questa abbia un'applicazione spirituale, credo che sia l'avvento della questione di Dio, che la grande rivelazione della parola sarà aperta durante questo periodo. Ricordate, essi sostengono che erano tre stelle in orbita quando nacque Gesù, e queste cinque grazie, il numero di grazia, tre il numero della perfezione, cinque il numero della grazia, fede, Gesù, allora è faith, in inglese sono cinque lettere, grace, Gesù, fede in Cristo Gesù, 5, 5, 5, amen. E così via il numero della grazia, Dio manda sempre la sua potenza alla Chiesa, è la sua grazia, non è per l'obbedienza del popolo che arriva questo, fratelli, non è per l'obbedienza del popolo, sono obbedienti, Dio manda, no! Guardate, non è l'obbedienza del popolo. E Isaia disse nel capitolo 40, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. E Isaia 42 dice, 40, versetto 12, parlate al cuore di Gerusalemme e proclamate che il tempo della sua schiavitù è compiuto e che il debito della sua iniquità è pagato. Amen. Eppure era colpevole di idolatria, dice il profeta, questa nazione. Ma Dio gli mandò la sua grazia. Ma era la grazia di Dio che è stata inviata. Se Dio manda qualcosa per noi, sarà la sua grazia, non i nostri meriti. Quando Dio manda qualcosa a noi, non è per la nostra, ma è per la sua grazia. Così può significare qualcosa. Predico che ci sarà un cambiamento. Non so che cosa sarà. Dio ti benedica, fratello. Non so che cosa sarà, ma credo che sta per accadere qualcosa. Siamo proprio alla vigilia di esso ora. Quindi cinque pianeti nel 62 si allinearono e l'anno dopo si aprirono i sigilli. Cinque pianeti si stanno allineando a febbraio, nello stesso giorno di 53 anni fa,
e un ebreo dice: siamo alla vigilia, che qualcosa sta per accadere. Forse altri, molti pensano a un risveglio. Noi sappiamo che dopo questo messaggio ci sarà il ravvedimento. Amen. Siamo alla vigilia, che qualcosa sta per accadere. E la luna il 7 di febbraio sarà in congiunzione con Mercurio, il pianeta dei messaggeri di Dio. Alleluia. Dio ci benedica, ascoltiamo questo e poi la settimana prossima parleremo su questo. Amen. Ci dispiace, ma noi andiamo dove il profeta ci ha indirizzato. Amen. No, non è nulla a caso. Allora è un fenomeno, dice, bello, cinque pianeti, li vedi? Ma per la sposa di Cristo ha un grande significato, perché un profeta è venuto, Dio ha parlato, Dio ha detto, il profeta l'ha parlato e Billy Paul diceva, e io lo credo. Amen. Alleluia. Pace, fratello, stiamo ascoltando la testimonianza del figlio del profeta, che parla di quello che è successo durante la vita di suo papà. Lui è stato con lui e racconterà altre guarigioni che sono avvenute. Quindi ascoltiamo e tenete. Purtroppo non c'è tempo, sabato, se no non ci arriviamo. E queste qua, Nibiru, ecco. È una cosa infinita. E infatti, ne abbiamo parlato tante volte. Oggi purtroppo non si può nascondere. Non si può nascondere. Questo pianeta Nibiru sta per arrivare sulla Terra. E quindi hanno paura, perché non è neanche un pianeta, è un sole nero, come parlano. È un sole grande, che infatti veniva anche descritto, parlavamo poco fa con Giuseppe, ma ne parleremo nelle prossime settimane, dai Sumeri con le ali. Amen. Ed era proprio il simbolo del pianeta X, come loro lo chiamano. Amen. Ok, lasciamo parlare Billy Paul. Ascolteremo l'altra metà, dove fino a quando con lui si ferma e parla della sua vita. Quello lo ascolteremo la settimana prossima. Ok. E allora? L'ho visto, ero in Germania con lui e chiuderò a pochi minuti. Il fratello David ha visto i miei appunti. Ero in Africa e lui non sapeva che erano i miei appunti. La testimonianza, ho visto i sette rimorchi carichi di stampelli, carrozzelli, sostegni. 20.000, 25.000 penso che fossero di persone camminando dietro, cantando, solo a ferro. Spaventato a morte. Guardai giù a quella grande assemblea, 150.000 in Durban nel circuito. C'erano ambulanze ammassate e indossavano dei grembiuli, dei camici bianchi. I conducenti delle autoambulanze avevano camici bianchi, ho visto, erano in cerchio, non sapevo chi fosse, avevo 16 anni. Volevo essere a casa, volevo andare a pescare, a caccia, ero spaventato a morte, ma volevo proteggere papà. E ho visto queste 17 persone in cerchio, così, tutti vestiti da bianco. Non sapevo se volessero attaccare papà. Tutti amavano il fratello Brown. Qualcuno per toccarlo. Qualcuno voleva uccidere. Ma era il mio compito di portarlo dentro e portarlo fuori. E non lo cambierei per nulla al mondo. Vedevo quei tizi che stavano in cerchio e andai da un ministro e chiesi che stanno facendo laggiù. Non so, andrò a scoprirlo. Erano autisti di ambulanza in cerchio. Non sapevo se volevano attaccarlo, dissi cos'è? Disse, tutti i 17 autisti hanno portato gente dagli ospedali e non sanno cosa fare perché non trovano più nemmeno uno da portare indietro perché sono stati guariti. Lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dio l'ha pensato, il profeta l'ha parlato e noi lo crediamo e ciò lo sosteniamo. Non ho bisogno di altri, non senso, perché io non li credo. Ve ne dico un'altra? Due? Tre? Quattro? No. Una signora venne da me una volta e disse, fratello Billy, disse, ho pregato per questo in Indiana per essere nelle riunioni del fratello Branham. Disse, sì signora. Ora ci trovavamo in California, non so. Tuo papà mi ha detto una volta che sarei stato una missionaria. Disse, sì signora. Disse, vorrei un biglietto di preghiera, ma voglio il numero 3.
dessi voglio il biglietto di preghiera, ma devi darmi il tre. Chiesi, di sorella, non posso. Li mescolo e li distribuisco, disse. Fratello Prana pregò per me quando ero ragazzino, disse che sarei stato una missionaria in India, ora ho preso una malattia e sto morendo. E disse, se riesco a tornare a casa, signore, ricevo il biglietto numero 3. Ora, non confondetevi, volevo il biglietto numero 3. Se me lo dai, io avrò fede di credere che sono stata guarita nuovamente. Disse, sono lieto di darvi un biglietto di preghiera, ma non so che numero sia, disse, ok? Così le diede il biglietto di preghiera. Due minuti dopo, eccola venire. E non era contento, disse. Ti avevo detto il numero 3. E io disse, e io ti ho detto che non posso farlo. E lei disse, voglio il numero 3. Mi stai seguendo, Billy? Lei voleva il numero 3. Io le dissi, non posso farlo. Le ho dato già un biglietto, non posso dargliene un altro. Era molto arrabbiata con me. Così, venne papà, predicò. E disse, Billy, che numero hai distribuito? Disse, da 1 a 100. Disse, cominciamo da un numero diverso stasera. Numero 98. 98, 99, 100. Lei era la terza. Io non fa errore, no? E neppure i suoi profeti. No, disse, iniziamo dal 100 e andiamo indietro. Non l'aveva mai fatto. Da 1 a 15, quella sera iniziò da 100 e iniziò a scendere 100, 99, 98. Ecco, la terza. Chiedete e riceverete. Amen. Vi racconto questa qui. Quando andai in India con mio padre, andammo nella città di Bombay quel giorno e fummo intrattenuti da 17 diverse religioni. E io dissi da ragazzino, ormai ragazzo 17enne, loro parlavano dei loro idoli ed altro. E pensavo se papà salisse quassù farebbe tutti gli idoli a pezzi. Parlavano dei loro dei che fanno questo e quello. Pensavo che appena papà sale si prenderà cura di loro. Lui salì lassù e disse, grazie signori, gentiluomini, mi avete invitato a venire in India. Vi ringrazio per questo. Voi avete parlato dei vostri dei, Buddha, Mohammed, tutti. Disse, ma io vi invito stasera a venire alla riunione e venite a vedere il Dio che io rappresento in dimostrazione. Lui non discusse con loro. Noi non discutiamo, diciamo quello che lui ha detto. Così lui disse, se lo volete venite alla riunione. Così quella sera mi chiamò e disse, portami una persona fuori. E sapete che quando papà diceva una cosa accadeva. Così io guardai giù e notai quest'uomo. Aveva i suoi occhi coperti da croste. Non avevo mai visto una persona così. Sapete quando aprite una crosta ed esce del pus bianco dalla pelle? Ne aveva dappertutto negli occhi, nei pulpi. Lo portai da papà. E lui disse, quest'uomo è completamente cieco. Disse, oggi sono stato trattenuto da 17 delle vostre religioni. Erano attonito come voi, erano tutti seduti sul palco dietro di lui. E disse, e voi mi avete raccontato cosa i vostri dei potrebbero fare? E chiese, quante persone appartengono a queste religioni? E migliaia di mani nere si alzarono ovunque. Disse, ora, se uno dei vostri dei, su, avanti, non lasciatemi, se uno dei vostri dei, o tutti i vostri dei, tutti insieme, vengono e ridanno quest'uomo la vista, ora, voi potete mettere un cartellone sulla mia schiena come scritto falso profeta e cacciarmi via da lì. Erano così silenziosi. Disse, vieni fratello, vieni signore. Nulla accade. Disse, neppure io lo posso. Disse, ma il Dio che mi ha inviato mi ha detto di venire a fare questo. Vi potrete chiamare falso profeta e cacciarmi dal vostro paese. Avvicinò quell'uomo a lui e non dimenticherò la sua preghiera. Padre Celeste, ti ringrazio. Chi era lui? Elia. Chi era lui? Elia. E pregò, Padre, ti ringrazio che mi hai già mostrato. Disse, porta a compimento la tua parola. Toccò quell'uomo nei suoi occhi, lascia che i suoi occhi vengano aperti. I suoi occhi si aprirono e prese e lesse un verso della Bibbia. 10 migliaia di persone diedero il loro cuore a Gesù Cristo, perché Gesù Cristo lo stesso, ieri, oggi ed in eterno.
Alleluia. This is for you. Questo è solo per voi, per te, tu. Ritorno sull'India. Prima di ripartire c'era un autista. Era stato così cordiale col fratello Branham. Lui gli parlò, gli disse: ti ringrazio per essere stato cortese con me. Mi ha raccontato, mi ha portato alle riunioni. C'è qualcosa che posso fare per te? Disse: sì, fratello Branham. C'è una piccola amica storpia nostra, una bambina. Volevano venire alla riunione, non ci sono riusciti. E disse: se tu solo vai lì e gli stringeresti la mano, sarebbe già tanto per me. Il fratello Branham disse: andiamo. Così guidò alla casa di quest'uomo, entrammo dentro, e lei era proprio come questa ragazzina proprio qui, non dimentico. Ma era in sedia a rotelle, storpiato, con le braccia così, e i bambini giocavano a palla. Entrammo in casa e papà li salutò, loro salutarono il fratello Branham. Guardò quella bambina in questo modo, non chiesero mai di pregare per lei. Lui entrò semplicemente nella casa, guardò intorno, i bambini stavano giocando a palla avanti e indietro. Fratello Branham disse: cara, ti piace giocare a palla? E lei disse: signore, tramite il traduttore, disse: sono storpia, non posso, non riesco a tirare la palla. Non riesco a camminare. Gli chiese: ti piacerebbe giocare a palla? Le disse: certo che mi piacerebbe. Lui non fece affatto una preghiera, raccolse questa palla. Sono testimone. La fece rotolare sul pavimento. E gli disse: nel nome di Gesù Cristo, vai a prendermi quella palla. E quella bambina spinse fuori le braccia in quel modo, si alzò dalla sedia a rotelle, la portò al fratello Branham. Perché? E Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Alleluia! Non lo dubitate, credetelo solamente, è la verità. Grande! Posso? Mi sento così bene. Ho ricevuto una telefonata un po' di tempo fa, mia moglie l'ha presa. Quest'uomo disse: posso parlare col fratello Billy? Chiamò mio marito dall'ufficio, bene. Disse: signore, sì? Ha dei nastri degli anni 40? Alcuni? Vorrei dirti qualcosa. Disse: certo. Disse: sì. Mia madre? No, no, non ha detto. Sì, sì, disse: mia madre? È da tanto che non racconto questa testimonianza. Mia madre era sterile e non poteva avere, scusate, questa signora era sterile e non poteva avere figli. Disse che il fratello Branham pregò e disse: tu avrai un bambino. Lui disse: le persone non ci credettero. E lui disse: quando lei ebbe il bambino, disse, il bambino nacque morto. Il bambino nacque morto in quei giorni. La chiamavano la cesta dei morti. Lois, come la chiamavano? Cesta dei morti. E disse che quando il bambino nacque, era morto. E non lo gettarono. E lo gettarono in questa cesta dei morti. E la madre ebbe un'emorragia. E dissero: se è un pastore, chiamatelo, fatelo venire, perché sta morendo anche lei. Non possiamo fermare l'emorragia. Chiamarono il fratello Mandy Hopper, si trovava in sala d'attesa, lo portarono dentro. Dissero: prega per questa signora. E lui disse: lasciate che prima faccia una telefonata. Il bambino era morto da 20 minuti, non stiamo parlando di questa, ma della donna che morirà, chiamò il fratello Branham, gli disse la storia. Cos'è successo? Disse papà. Tu hai detto che questa donna avrebbe avuto un bambino, ma è nato morto. E disse: vuoi pregare che la madre non muoia? Dammi un minuto, non riagganciare. Andò a pregare, ritornò al telefono, disse: fratello Hopper, andate a ridirle che starà bene. Dite a suo marito che starà bene e anche il bambino. Lui disse: no, fratello Branham, il bambino è morto. Disse: sì, sì, ho capito. Lui disse: lei starà bene e il bambino vivrà. Così lui ritornò lì dentro e disse: sai cosa, signore? Questa persona al telefono mi disse: io sono il bambino. Sì, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Qui a Regina, credo fosse qui a Regina, qui in Canada, per voi canadesi. Mio zio era dietro con me, zio Donny, venne lì, stavamo portando la fila di preghiera, mentre eravamo sulla fila di preghiera, arrivò una ragazzina con dei sostegni per la poliolite,
aveva questi braccetti per la poliomielite. Camminò verso mio padre, stava lì qualcosa sotto il braccio. Lei rimase lì. Aveva una scatola sotto il braccio, questa bambina. Papà disse, ciao tesoro. Ciao, te lo brano. Disse, tesoro, cos'hai qui? Lei disse, un paio di scarpe. Disse, cosa? Un paio di scarpe? Perché questo paio di scarpe? Lei disse, perché non posso camminare. So che quando tu preghi per me, dai chiesa, so che quando tu preghi per me, alleluia! Il fratello Brana disse, tesoro, vai a prenderti una sedia e vieni a sederti qui e guarda le persone che si fanno avanti, così che la tua piccola fede possa innalzarsi. Ehi, ora si sedette lì e lei vide il fratello Brana far salire le persone, li osservò e la piccola ragazza stava solo seduta lì dove lui gli disse di sedersi con la scatola e le scarpe sotto il braccio. Centinaia di persone per cui si pregava in quei giorni. Lei sedeva lì. All'improvviso mio zio, quello che era dietro con me, che guidava le tracce, disse nella sua mente, non disse una parola, solo nella sua mente. Suo fratello in carne, non disse una parola, solo nella sua mente. Lui disse, era suo fratello. In casa, lui disse, Billy aveva quella dolce cosetta seduta lì, disse, le persone si sono dimenticate di questa, lui si è dimenticato di pregare per lei, la gente si è dimenticata di lei perché lui sapeva che era storpia, che probabilmente non sarebbe stata bene. Non è ciò. Lui si girò, non disse, lui si girò. Non disse una parola. Lui lo pensò soltanto. Lui si girò e disse, oh no, Tony. No, Tony. Io non l'ho dimenticata. E Gesù non l'ha dimenticata. Eccolo andare a prenderla. La portò lì. Eccola venire. Andò a prendere con la scatola di scarpe. Tutta storpia così. Lui disse, tesoro, hai visto le altre persone guarire? Lei disse, sì, signore. La tua fede è aumentata ora? Lei disse, sì. Lui disse, nel nome di Gesù Cristo, dammi i tuoi tutori, le tolse i tutori, mise le scarpe e scese attraverso il libro. E niente bene. Gloria! Alleluia! Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e in eterno. C'era una signora, Burlington, Vermont. Io ero, penso che ero sposato con Lois allora, abbastanza sicuro che lo fossi. 56 anni si dimentica qualcosa. Penso che fossimo sposati, ogni modo. Penso fosse il 58, era una grande commozione, ci fu nell'auditorio. Centinaia di persone. Papà stava predicando. Aveva appena iniziato a chiamare la fila di preghiera, io ero sul palco e disse, cosa non va lì in fondo? Un uomo si alzò e disse, fratello Branham, sono un dottore, il mio nome è Sidney Borton, questa donna è appena morta. Le persone iniziarono, sapete, a spaventarsi, agitarsi, disturbati. Le disse, gente calmatevi. Mi guardò e disse, Billy? Io dissi, sì. Vai a pregare per quella donna. Lei disse, no. Paul, vai a pregare per quella donna. E disse, lei è morta. Lei è morta, non posso farlo. Non voglio andare. Lei disse, Billy, vai, non voglio andarci, non posso farlo. Bene, te già sono qua. Lui si girò così e disse, va bene, Paul. Non vuoi farlo. Va bene, Paul. Rimase sul palco, diverse centinaia di metri, alcuni metri lì in fondo. Leggo questa Bibbia dove Gesù Cristo andò alla tomba di Lazzaro, un uomo che era morto, e lui dice, Lazzaro, vieni fuori. Fratello Branham disse, allora ci siete? Fratello Branham disse,
se egli non avesse pronunciato il nome di Lazzaro. Va bene, fratello Paul, va bene? Se non avesse pronunciato il nome di Lazzaro e avesse detto solo fatti avanti, tutto nel cimitero sarebbe venuto fuori. Sì, lei è morta. Scusate, è morta. Abbiamo paura. Gesù disse, Lazzaro, fratello Branham, guardò laggiù, guardò giù. Mary. Gesù disse, Lazzaro, fratello Branham, guardò quella donna morta sul pavimento. Mary. Quando disse il suo nome come Gesù disse Lazzaro, disse, Mary. Saltò in piedi e disse, cosa c'è, fratello Branham? Non c'è Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi, e in eterno. Concluderò con questo. Forse. Una bambina. Era più o meno così. Ho visto molti miracoli. Ho molte pagine qui. So che è tardi, ma non ho mai visto davvero niente così. Lei non aveva orbite negli occhi. Tutto ciò che aveva quel tesoro era un piccolo segno sulle guance, così. Non aveva pupille, non aveva il bulbo oculare. La portai a mio padre. Lui disse, tesoro, tu non hai il bulbo oculare? Le disse, no, signore. Tu credi ciò che ha detto il fratello Branham? Le disse, sì. Tu credi che se io prego per te Gesù ti darà gli occhi? Lei disse sì. Papà disse, ognuno con i capi chini. E tutti lo fecero tranne me. Perché volevo vederlo. Non avevo mai visto niente del genere in tutti i miracoli. Ho visto di tutto. Persone camminare come cani, sulle mani, ginocchia. Io ho visto sollevarsi e camminare e dire nel nome di Gesù Cristo cammina normalmente e loro si alzano e vanno, ma non ho mai visto niente come quello, solo una fessura sugli occhi, sulle guance. Lui disse, Signore Gesù, ascoltatemi. Lui disse, Signore Gesù, crea da due fessure senza occhi in occhi perfetti. Sono un testimone per voi. Immagino che abbia tenuto la testa sollevata così per questo. Io vidi in un lampo venire giù ed entrare in quella cavità. Andare in questa cavità e due cristalli si formarono. L'ho visto con i miei stessi occhi. Due cristalli si formarono. Due pupille perfettamente normali. Lui disse, tesoro, si fermò nel mezzo della preghiera. Lui disse, tesoro, le disse, fratello Branham, scusa, ho dimenticato di chiederti di che colore vuoi gli occhi. Alleluia! Le disse, ho sentito che il blu è bello. Lui disse, Signore Gesù, dalle i più bei occhi blu che ci sono al mondo. E fuori da quel raggio vennero due occhi azzurri perfettamente normali. No, Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Vi amo. Mi dispiace che vi ho preso molto tempo, ma voglio concludere proprio qui. Questa è la parte che non volevo fare, ma lo farò comunque, perché mi sento guidato dal Signore. Questa è la ascolteremo la prossima settimana. Dove il fratello Billy Paul racconta del momento della sua vita in cui lui si sviò e viene di nuovo condotto a Cristo Gesù. Amen. Ci siamo rallegrati? Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Questo è stato sempre il nostro messaggio in questa chiesa, fratello. Preghiamo per i malati perché noi crediamo in questo mandato. Amen. Predichiamo quello che lui ha detto perché noi crediamo in questo. Da due occhi che non c'erano, Dio gli diede due occhi bellissime, e la cosa bella fu che si fermò davanti, dinanzi alla preghiera, si fermò il profeta, disse, scusa bimbo, ho dimenticato di dirti di che colore li vuoi gli occhi. Non solo gli diede due occhi, ma anche gli ha dati con il colore che lei voleva.
alla gloria di Dio. E quando chiamò quella donna? Billy Paul dice un altro posto, dice la cosa più sconcertante, dice, non è il fatto che è risuscitata, perché lui ne ha viste 7 risuscitare, Billy Paul insieme al suo papà, ma che la chiamò per nome dinanzi a centinaia di persone, gli disse Maria, perché Gesù conosceva chi era quella donna, come Gesù conosce ognuno di noi. Cosa ha fatto il mondo religioso? Gli ha detto, tu hai un diavolo, tu sei Belzebù. La stessa cosa che fecero con Gesù Cristo l'hanno fatto con quest'uomo. Amen. Signore ci benedica, fratelli. Dio ci benedica per questa grande eredità che Dio ci ha dato, per questa grande opportunità dinanzi a milioni di persone di conoscere il messaggero dell'ora, la parola dell'ora. Amen. Grazie, Padre. Per questo possiamo solo dire ancora stamattina, Signore, noi ti ringraziamo per questa parola rivelata che tu hai mandato in questa epoca. Grazie Padre, ci vogliamo alzare. Grazie Signore, grazie Padre ancora per questa mattina, per queste parole Signore Dio, per queste testimonianze Padre date dal figlio del profeta, ancora l'hai tenuto in vita Signore Dio, ancora è ricco di salute Padre, perché tu attraverso il suo Padre gli hai dato un grande privilegio Signore Dio, è un grande segno per la Chiesa Padre, che egli non sarebbe morto, che la California sprofonderà nel mare, Signore Dio. Sono passati 50 anni da quella parola, Padre, e noi ancora oggi crediamo che ciò avverrà, Padre. Quando egli parlava di tsunami, Signore Dio, amen, noi abbiamo visto ultimamente lo tsunami nel 2004, Signore, lo tsunami dopo a Fukushima, Padre, in quello che chiamate il circolo di fuoco, Signore Dio, quando nel 64, Padre, il tuo profeta era lì in cima a quel monte, e una voce gli dice, lancia un sasso in aria e di a tutti di nascondersi. E la tua gloria scese 3 volte dicendo, il giudizio è sulla costa ovest americana, Padre. E in quel momento l'Alaska tremò, Signore Dio. E da quel momento in poi i terremoti sono tutti lungo la costa occidentale americana, Signore Dio. Amen, Padre. Trema ogni giorno. La California trema, Signore Dio. Film sono stati fatti sullo sprofondamento della California, Padre. Amen. Come ammonimento di quello che accadrà. Padre, amen. E ancora Billy Paul è vivo su quella parola di suo padre, Signore Dio, amen. Che egli non morirà, che dove lui passeggeranno i pescecani, Signore Dio, amen. Grazie, Signore, grazie perché è un privilegio, Signore. Noi possiamo solo testimoniare, come disse quel passo di Marco, andare a dire ai miei discepoli che io sono risorto, che io sono vivo. Cristo, sappiamo che tu sei vivo, Padre. Ancora stamattina, Signore Dio, sappiamo che tu sei vivo, Padre. Stabilisci, Signore Dio, questo contatto con noi stamattina. Facci andare a casa, come disse domenica, e trovare un cambiamento, Signore Dio, dove noi vogliamo che quella cosa venga cambiata, Padre. Alleluia! Grazie, Padre. Benedicici e ogni cosa la chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Dio ci benedica. Alleluia. Signore, ci benedica. Alleluia, Cristo mi salvò. Alleluia, Cristo mi salvò. Alleluia, Cristo mi salvò. Quanto gloria, alleluia, Cristo mi salvò. Sulla croce, Cristo mi salvò. Sulla croce, Cristo mi salvò. Sulla croce, Cristo mi salvò. Tanto gloria, alleluia, Cristo mi salvò. Col suo sangue, Cristo mi salvò. Col suo sangue, Cristo mi salvò. Col suo sangue, Cristo mi salvò. Canta gloria, alleluia, Cristo mi salvò. Canta gloria, alleluia, Cristo mi salvò. Amen. Dio sia lodato, amen.